foodglory.com, trovate il link nella descrizione, fateci un salto e buona visione. Bella a tutti ragazzi, ben ritornati nel vostro Joker, siamo tornati signori finalmente su FIFA 16 con la squadra sbustata. Siamo qua ancora con i nostri fantastici 5 pacchettozzi per andarci ad aprire oggi per vedere che squadra riusciremo a farci. Allora, nuova inquadratura signori, vediamo se così non si sfoga nulla, quindi si dovrebbe vedere bene. Andiamo a aprirci questi 5 pacchetti e vediamo un po' cosa troviamo. Andiamo con il primo signori, ecco qua, sto facendo una nuova inquadratura perché almeno così vediamo un pochino meglio tutti quanti. Primo, madonna mia ragazzi, già partiamo con Iniesta, poi partiamo con Bruschetta e Piqué, ma non li posso prendere, poi vediamo subitissimo. Edu, Dracena e Felipe. Ok, vedete ragazzi, eccoli qua. Abbiamo Zu e lei. Oh cazzo! No, raga! Robben o Xabi Alonso! E che cazzo ce l'hai, crediti? Abbiamo pure Matuidi e Verratti. Oh mio Dio! Raga, vi dico la verità, non so se posso prendermi Robben. Non ho la possibilità, costa troppo Robben normale. Vediamo sul mercato. Costa 200.000 crediti, io ce l'ho a malapena. Ne ho a malapena 145.000. Ragazzuoli, solamente per voi sono riuscito a prendere. Dopo un bel po' di tempo ho atteso che vendevo giocatori o compravendere cose varie. Eccolo qua, signori, il nostro Robben. Finalmente, dopo l'inizio di FIFA che non trovo mai Robben. Cioè, ho trovato Ronaldo, mi sono preso Messi, ho trovato di tutto, ma mai Robben. Acquistato per 212.000 crediti. Signori, andiamo a mettere immediatamente qua. E andiamo a mettere il nostro Xabi Alonso, che gli fa compagnia. E signori, già iniziamo alla grande. Quindi i primi due giocatori inseriti. Andiamo a cercare Verratti e Matuidi, raga. Ed eccoli qua, signori, Verratti e Matuidi, che poi dopo faremo qualche cambio. Mentre sono andato a vedere che Zui e lei non si trovano, i due cinesini, anzi i due coreani, che cacchio sono, lo so neanche io, i due giapponesi, coreani, boh. Andiamo a vedere se troviamo Edu, Dracena e Felipe. E niente, anche Felipe e Edu, Dracena non si trovano. Quindi andiamo a aprirci un altro bel pacchettino. Eccolo qua signori, nuovo pacchettino, nuova corsa. Con questo primo pacchetto che poi abbiamo trovato, già ho speso 300.000 crediti di roba, raga, Non è poco, non è assolutamente poco, perché alla fine con Robben e tutto quanto mi è costato un casino. Voilà! Allora, troviamo uno scudetto che non ci interessa. Troviamo Cassio e Gil. Ah, eccoli, oggi è giornata giapponese, raga, Li Ha! Te puoi chiamare Li Ha! Vabbè, pare una pesa per culo. Vabbè, raga, fermiamo, se qua stiamo a far Bayer, Goz e Rodi, signori, attenzione. Poi troviamo Sissoko e Marcano. Attenzione, qui ci stiamo facendo il Bayern Monaco. Allora, per il momento tengo questa formazione. Non è sicuro, però per il momento tengo questa, ragazzuoli. Quindi i primi due li abbiamo presi. Andiamo a vedere se troviamo Sissoko e Marcano. Ma questi penso che li si trovano a occhi chiusi. Ed eccoli qua, ragazzi, Sissoko e Marcano. Allora, Sissoko ci fa anche intesa, che culo. E Marcano ci fa ancora intesa, che culo, ragazzuoli. Iniziamo veramente bene, Gli altri due giapponesi non ci sono. Proviamo a trovare Cassio e Gil. Cassio e Gil, vediamo un attimo, E niente, neanche questi due sono stati trovati. Quindi, per il momento, stiamo messi bene. Per il momento, andiamo a aprirci quest'altro bel pacchettino. Vediamo un attimo cosa riusciamo a fare. Quindi, via la carta, signori. Allora, questi, vabbè, non ci interessano. Questo non ci interessa. Questo non ci interessa. Questo neanche. E questo neanche. Bene, un pacchettino fallato. Ottimo, raga. Bello. Veramente alla grande. Pacchetto fallato, ci voleva proprio. E ci apriamo quest'altro. Allora, questi pure sono buoni. Poi, questo non ci serve. Questo non ci serve. Aha! Isco e Kessé. E troviamo Gnoukouri e Brozovic. Raga, io Kessé ce l'ho, quindi senza che lo vada a comprare lo metto qui. Però momentaneamente non ci servono, perché già tutti i ruoli sono stati occupati. Vediamo un po' un attimo Gnoukouri e Brozovic. Ma mi sa che anche questi ragazzi non li posso utilizzare. Infatti sono già centrocampisti e già sono tutti occupati. Dobbiamo trovare un attaccante, difensori, terzini e portiere. Allora apriamo anche questo. Apriamo un attimo. Questo lo spostiamo. Allora vediamo un po'. Troviamo sempre loro, ma questi sono diversi, va bene. Allora troviamo Sakala e Heleyen. Bartra e Vermeulen. Bartra sa che ce l'ho. Troviamo Perez e Kubas. Troviamo Danilo Pereira e Brahimi. Oh cazzarola, che bella squadra. Ragazzi, Bartra ce l'ho in forma e mi fa anche intesa qui, perché comunque sono spagnoli, quindi che puccio di culo. Quindi Bartra lo abbiamo. Vediamo un po' chi era il compagno di Bartra.
Vermeulen, però mi sa che questo pure è difensore, quindi non lo possiamo prendere. E niente, signori, gli altri non ci sono perché uno, sono tutti difensori e non ci sta niente un attaccante in terzo, quindi il portiere lo andiamo a mettere noi. Mettiamo un bel portiere tranquillo, senza mettere Neuer o cose varie, perché sennò sono troppo esagerato. Che non abbiamo Neuer, però è troppo esagerato. Mettiamo un bel De Gea, signori, che non fa male a nessuno. Eccolo qui, ci fa intesa. Mettiamo un bel terzino destro. Direi di mettere un Alves, sarebbe ottimo. Se non mettiamo direttamente un De Marcos, per non essere troppo aggressivi, che ci fa la tripla intesa addirittura con Bartra e con Alonso, ci fa intesa. E come attaccante, signori, devo scegliere bene perché poi non posso farci il gol. Lo so, signori, ma è tanto che volevo farlo. Ma guardate che cazzo ci ho messo, signori. Guardate che robetta, Zlatan Ibrahimovic, signori. Finalmente arriva sto cazzo di Ibrahimovic. Mamma mia, dopo quanto tempo riesco a prendere finalmente Ibrahimovic. Mamma mia, non vedevo l'ora. Allora, qui mettiamo Mourinho, giusto perché ci sta simpatico. Ragazzi, ma guardate che cazzo di squadra. Mettiamo una bella forma fisica perché alcuni stanno veramente distrutti. Ma, ragazzuoli, vi dico subito che ho messo Zlatan Ibrahimovic, però non posso segnare da dentro l'area di rigore, come sempre. Quindi devo stare attento e segnare solamente dalla distanza. Signori, solo per questa squadra che siamo riusciti a farci. Guardate che spettacolo oggi. La squadra sbustata penso che è stata la squadra più forte mai fatta fino adesso di tutti questi episodi. Quindi un bel like, dobbiamo arrivare a 25.000 solamente. E andiamo subitissimo a trovare il nostro primo avversario. Ci siamo. Ci siamo, ragazzi, ci siamo creati una squadra veramente micidiale. Vediamo il nostro primo avversario che squadra ci mette. Attenzione, un'ottima Serie A con Dzeko in forma, Immobile in forma, Hamsik in forma. Non so chi cazzo è quello della Fiorentina, non mi ricordo mai, però è in forma. Pjanic, Pereira, Bonucci. Bonucci come terzino. Dai, ci siamo ragazzi, ci siamo. Ci siamo creati una squadra che fa paura ai draghi. Eccolo là, Rari Robben. Robben, andiamo subitissimo qua. Ancora Robben, ancora così per Robben. Che scatta il nostro Robben. Fatti sentire, 230.000 crediti. Ancora Robben. Ancora Robben, la tappa Ibra. Che non posso segnare con Ibra. Quindi Simone, non fate cazzate. Se ne e niente. Guarda qua che azione per Verratti. Guarda che azione per Verratti, signori. Guarda che azione per Verratti. Bello di zio Verratti. Che è successo? Ho messo pausa, mi sono sbagliato. Ma Verratti, signori, che si abbraccia con Marietto Guz. Mamma mia, ragazzoli, già iniziamo alla grande. E devo fare un bel gol della distanza con Ibra. Eccolo qua. Signori, un bel gol della distanza con Ibra. Madonna mia, sono siamo magnati proprio con tutta del ricotta e cioccolato qua. Ancora Mario. 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 No, madonna che ci ha parato. Pensavo che era stato gol, raga. Ancora Verratti, signori. Ancora Verratti che va tutto solo soletto Verratti. L'attacco, signori, perfetta. E ci sta. Mamma mia, raga. Mamma mia, che squadra che ci siamo creati, raga. Che squadra, anzi, che il destino ci ha voluto far creare. Che il bucio di culo ci ha voluto far creare. Bella ancora qua. Marietto. Ancora Marietto. Ancora Marietto. Eccolo qui. Volevo fare lo spigolo, però non me l'ha fatto. Vabbè, pazienza. Matuidi. Doppietta, signori. Squadra troppo, troppo forte. Ancora Marietto. Mamma mia, non la vede neanche il portiere. Non la vede neanche, signori. Ma che gol. Che bel gol, Marietto. Guarda qua, avevo il portiere immobile. Il portiere è rimasto immobile, signori. Un 4-0 veramente micidiale. Va a segnare un bel poker, giocherigno. Se ne va con Ibra. Tutto da solo con Ibra. Tutto da solo con Ibra, signori. Ancora solo con Ibra. Ancora solo con Ibra. Ancora solo con Ibra. Madonna mia, prova da fa. Una cosa assurda. Una cosa assurda. Che cazzo di squadra, raga. 5-0 proprio easy. Ma che cazzo di squadra, oh. Fortissima. Fortissima. Vabbè che forse probabilmente, anzi molto sicuramente, l'avversario che sta dall'altra parte purtroppo non è all'altezza della mia squadra, oppure non è proprio un granché a giocare. Però da chiappi pure sto gol di Ibra. Porco due. Dalla distanza questo ci sta, raga, eh. Dalla distanza a tutti gli effetti, eh. Sbam. Sto fuori dal quadrato, signori. Quindi vale. Vale. 6-0 per giocherigno. Sciapi. Oh! Oh! Mamma, no, raga, è troppo assurda sta squadra. È troppo forte però sta squadra, oh. Cioè, qua rimane fermo, guarda se ve lo so lì. Olì, voilà, si sposta e sbam. Gol, 7-0, va bene. Ai, 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 l'ho preso, l'ho preso.
No, Morello, raga, neanche quello va fatto. Finisce così, raga. Peccato, penso se segniamo quello con potere sarebbe stato veramente carino. Ma adesso andiamo a giocare la seconda partita e mi sfonderanno il culo, ma me lo sento proprio nell'animo, guarda. E ci siamo, ragazzi, vediamo il nostro secondo avversario, che squadra ci mette a confronto. Attenzione! Attenzione! Una squadra italiana mischiata a una squadra della Barclays, quindi Serie A mischiata a Barclays. Ma lì davanti mi preoccupa veramente un casino con insigne Dybala Sif, insigne Sif, Candreva If. Candreva dovrebbe essere If normale. Bello, ancora Ibra. Ancora Ibra. Dalla distanza Ibra, perché non posso tirare da vicino, ragazzi. No, sarebbe stata già una bellissima azione da gol. È buona. Questa è buona, purtroppo. Questa è buona, purtroppo. Ve l'ho detto, ragazzi, che lì davanti devo stare attento con quel tridente assurdo con insigne. Mazza, però che ballo brutto, raga. Mamma mia, quanto l'odio quel balletto. No, no, l'azione che forse poteva essere un'azione buona. Aia, aia, madonna mia. Che mongoloidi, raga, ma che difesa stupida, ma che mi ha fatta la difesa? Corrono troppo, raga, corrono troppo. Corrono, che vabbè, ma guarda che gol, ma che prendo. Nella partita se deve, deve andare così, raga. Sta partita va andata così, guarda che gol che riesco a prendere. Fermamose proprio. Comunque io, raga, non c'è niente da fare. Io sto gioco lo conosco ormai troppo, 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 troppo bene. Guarda, guarda, io ormai lo conosco troppo bene sto gioco. Che vi ho detto all'inizio, sicuramente la partita dopo ci romperanno il culo. Ma non perché questo è forte, ragazzi. Io quando sono forti lo dico, ma qua non si parla di bravura avversaria, perché qua mi sta a fare ogni tiro un gol. Ehi, la madonna. Ma non è che mi ha fatto la de più. Proviamoci con Robbe. Vabbè, regno, almeno un gol di soddisfazione me l'ha fatto fare, che è FIFA, dai. C'ho parole, c'ho parole di sta partita. C'ho proprio. Guarda! Figli di puttana, FIFA di merda! Che mi fa ste cazzate, ma quanto mi devo incazzare io con sto gioco? Mamma mia, come lo conosco a memoria. Lo conosco a memoria. Quando devi perdere, me lo sento quando devo perdere. Questo appuntamento può terminare qua, raga. Io. Bene, ragazzi, questo appuntamento può terminare qui. Comunque ci siamo fatti una squadra veramente potentissima. Questa è stata una squadra challenge, la squadra sbussata. Secondo me con la squadra più forte mai fatta fino adesso. Io vi invito a lasciare un bel pollice in su, commentate, condividete, passate a già Facebook, Instagram, come sempre in descrizione. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Noi ci vediamo al prossimo video del vostro giocherino. Ciao signori e vaffanculo a FIFA. Bella.